E oggi presentiamo la nostra lista, questo è il nostro simbolo, questo è il programma che è stato depositato in comune, Vicenza Libera con il logo del Nodo al Molino. Vicenza Libera, poi vi mostreremo anche dei piccoli cartolini che abbiamo fatto, Vicenza Libera da una politica di interessi, Vicenza Libera dalle installazioni militari dannose per la salute dei cittadini, Vicenza Libera di decidere il proprio futuro e Vicenza Libera di sognare. Ecco, questo è quello che noi vogliamo fare. Veniamo da un anno e mezzo, mai avuto risposte da parte della politica, si è sempre dimostrata sorda e insensibile alle esigenze dei cittadini, quando invece dovrebbe esserne stata interprete. Noi abbiamo sempre detto che il Dal Molin è un po' la sintesi di tante problematiche che noi stiamo portando avanti da un anno e mezzo. È la difesa contro le installazioni militari, la difesa del proprio territorio, dei propri beni comuni, dei nostri beni comuni, e quindi della nostra terra, della nostra acqua, del futuro dei nostri figli e di un futuro che sia migliore. È la difesa di una democrazia più partecipativa e quindi di un modo assolutamente diverso di considerare anche la politica, che deve essere interprete di quelle che sono le esigenze dei cittadini e non di altri interessi, ed è una difesa della pace. Ecco, questi sono i tre cardini in cui noi abbiamo sempre creduto e su cui abbiamo anche basato quello che sarà il nostro programma. Quindi il Dal Molin non è una cosa che si chiude solo su un argomento, ma appunto è una sintesi di argomenti ben più vasti e importanti. Noi intendiamo la politica non come gestione del potere, ma come strumento. Tra l'altro, in questo anno e mezzo abbiamo visto il Consiglio Comunale ormai è ridotto a un mercato delle vacche, perché è solo gestito per interessi politici o interessi di lobby o economici. Ecco, questo non è assolutamente il nostro modo di intendere la politica. Per noi la politica è uno strumento che, e la nostra lista vuole essere uno strumento che diamo ai cittadini per avere delle persone all'interno del Consiglio Comunale che si fanno interpreti di quelle che sono veramente le esigenze della cittadinanza. E non solo strumento, ma anche condivisione e ascolto, perché per noi sono due pilastri assolutamente fondamentali. Chi siederà di noi in Consiglio Comunale ascolterà e dialogherà continuamente con la città, con i quartieri, per capire quali sono le esigenze della gente e farsene interprete e strumento. Noi ci abbiamo messo, avete visto, ci abbiamo messo un mese e mezzo a decidere per la lista, perché a differenza, anche qua è una differenza sostanziale rispetto ai partiti. I partiti si sono sbranati sul chi e hanno tralasciato il come. Noi invece abbiamo discusso per un mese e mezzo sul come, perché volevamo che la decisione fosse una decisione condivisa, che tenesse conto delle opinioni di tutti. Noi siamo un gruppo estremamente eterogeneo e anche questa è una differenza fondamentale. È molto più semplice gestire un gruppo di persone con gli ordini che arrivano dalle segreterie dei partiti e che vengono imposti, ma questo non è assolutamente il nostro caso. Noi abbiamo discusso per un mese e mezzo per arrivare a una decisione condivisa, e poi però, a differenza di quello che succede nei partiti, che poi si sbranano sui nomi, noi in un quarto d'ora abbiamo risolto il problema della lista, perché in una riunione chi era disponibile si è offerto e abbiamo deciso di porla in maniera alfabetica, e anche questo penso che la dica lunga sugli interessi personali e sulla voglia di emergere che c'è all'interno della nostra lista, quindi in ordine alfabetico, ed è stata una questione chiusa in 15 minuti. È una lista molto composita, come è composito il nostro movimento, è rappresentativa di tutte le parti, ci sono i giovani, ci sono le donne, ci sono gli anziani, ci sono tutte le parti che compongono il presidio. È una lista anche, io come donna posso dire, anche importante per me, perché comunque la presenza femminile è ampissima. Abbiamo 19 donne in lista, 20 con me, quindi
siamo quasi al 50%, e anche questo secondo me è un bel segnale che noi diamo. E perché chiediamo il voto ai vicentini? Ma noi lo chiediamo sulla base di quello che abbiamo dimostrato in quest'anno e mezzo di mobilitazione e sulla base della nostra onestà. Noi abbiamo sempre agito con estrema onestà, estrema indipendenza da parte di tutti. Non abbiamo nessuno che può influire sulle nostre scelte, se non appunto il bene comune. Scusate. Ecco. E quindi anche in questo senso, appunto, abbiamo su queste basi noi chiediamo appunto ai vicentini di crederci. Noi vogliamo portare in consiglio comunale, come ho detto prima, un nuovo modo di far politica, una politica che sia pulita, che sia lontana da qualsiasi tipo di interessi, per ridare anche dignità a quel luogo che dovrebbe essere un luogo di, secondo me, pieno di dignità, perché è il luogo che poi amministra una città. Ecco, io parlo sempre poco, voi lo sapete, non ho mai fatto dichiarazioni, non ho mai fatto, perché mi sono sempre concentrata sul fare più che sul dire. Ecco, io penso che anche questa sia una connotazione che noi vogliamo dare. Noi siamo persone che parlano poco, che però hanno sempre agito molto e si sono sempre date molto da fare, e questo è quello che intendiamo continuare a fare. Libera, libera, libera.